ragazzi, rieccoci qua. Belli carichi. Stavolta si spera di fare magari un po' meno di tempo per fare almeno lato 2. Lato 1 è stato immenso, ragazzi. Ma perché dovevamo capire bene il gioco, tutte le meccaniche, così. Avete visto la fine? Bastava aprire il quadro e in 2 minuti era finito il quadro. No, noi fino all'ultimo, un quadro enorme, non capiamo di togliere. Vabbè. Ora andiamo al lato 2. Abbiamo preso un po' familiarità nel gioco. Si spera di magari fare un po' meglio. Spero che ne dite un po' più, eh? Ok, ragazzi, siamo qui. Atto 2. Continuiamo. Avete visto com'è andata per ora? Abbiamo scoperto, abbiamo preso la chiave. Il tizio ci ha rinchiuso in una... ci ha inseguito e ci ha rinchiuso in una stanzetta. Da lì dovremo muoverci e uscire in qualche modo. Attenzione! Ah, devo riscappare. Solita scena di prima che devo scappare. Scusa? Ah no, io non ero qui, ero all'atto 2. Perché non mi fa muovere? Già cominciamo, mi sta sulle palle, andiamo così. Ero all'atto 2. E mi blocca qui. Riproviamo. Riavvia, seleziona atto. Atto 2, eravamo qui. Atto 2? Atto 2 eravamo. Quel pezzo l'abbiamo già fatto. Che ci pigli per il culo. Ora si parte nella stanzetta dove c'era rinchiuso il tizio, di regola. Atto 2, lì eravamo. Ora pensa di fregarci, ora abbiamo capito un po' le meccaniche del gioco. Eccoci qui, perfetto, siamo qui. Rinchiusi in una stanza. Nella paura totale. Ci ha rubato anche la scarpa. Ma guarda. Poi tutto sgriffiato, un po' di sangue anche addosso. Cosa ci ha fatto quel maniaco pazzo? Ci ha bucato i calzini, o forse i miei calzini. A parte volo, io volo sopra il corpo. Vabbè. Allora, Chris, siamo di qui. Devo capire come uscire. Ovviamente la porta sarà chiusa. Se no sarebbe un demente proprio. Ma che cazzo sta combinando? Cosa ha fatto? Ho sentito aprire e chiudere. Cioè, mi ha aperto la porta? Prendiamo quello che si può. Qui niente, ok. Ho capito un po' il gioco. Bisogna andare veloci nei punti strategici. Allora, qui si potrebbe scavalcare questo posto. Basterebbe avere gli strumenti giusti. Le finestre si butteranno giù. Non posso interagire su nulla. Il cuscino lo posso prendere? No. Ok, vabbè, dai. Devo andare di qua. Ah, questi quadri potrebbero essere utili. No. Questo neanche, però posso salire qui sopra magari. Poi da qui dove vado? Lì la rete è bassa, si potrebbe salire su quella rete. Ma come? Io vedo un cavo e basta qua. Non mi posso appendere al cavo, non sa mai, eh? Ah, di qua, perfetto. Non mi dire dovrei spaventarmi per questo? Ok, andiamo di qua con calma. Qui c'è una grata. Che immagino posso togliere. Immaginavo bene. Ok, dobbiamo infilarci qui dentro. Ok, dai, ora abbiamo capito un po' il ritmo del gioco. Una scala. Che porta in alto, ok. Andiamo prima di qua. Ok, dobbiamo prendere la scala. Ah, questa luce abbagliante. Ok, siamo usciti. Dove siamo? Ah, la botola, la famosa botola. Siamo nella famosa botola, siamo usciti. Abbiamo trovato... Ora vado da mia mamma e ti vado a denunciare. Psicopatico, non sei altro. Ma che cazzo è successo? È cambiata la casa. Ma siamo nella solita. Ho detto vado da mia mamma. Ti fai, vado a denunciare, bastardo, guarda, ma ha rinchiuso tutto. Montacarichi non c'è più, la parabola non c'è più. No, guarda sto pazzo psico... Ma questo è matto, bro. Vaffanculo malato di mente. No! Schifoso! Con quelle mani unte schifose mi mette le mani addosso. Cosa c'ho al braccio poi? Le foglie mi ha messo. Questo è matto, bro. Allora, ho visto che c'era una scala comunque. Ah, di qua solita cosa. Non si può interagire perché è chiusa.
Una leva, che forse potrei arrivarci con una scatola. La casa dentro credo sia uguale, eh? Vedete il pazzo? No, però c'è una scala. Posso ancora entrare in casa, immagino. Vediamo. Aspetta, prima voglio capire se la porta di casa è aperta. Sì, è aperta, perfetto. Andiamo prima di tutto sulla scala. Ok, ci porta su. Piano di sopra, che con un bidone possiamo salire e andare lì, sicuramente. Lui è fuori, eh. Guarda! Un down down. È lì il bastardo. Guarda, guarda quella torci... Sì, pigliami. Ah, vai, arrampica, io vado in casa prima di arrivare. Dovrei arrivare in cima, no? Vieni, vieni. Vieni, vieni. Cosa fa? Sale, imbecille. Vai, bravo. Mentre te sali, io vado in casa di corsa. Porta non si apre. Questa no. Questa sì, questa sì, questa sì. Chiuso. Oh! Non mi trova il coglione di marcio brutto schifoso incazzato, eh? Cioè così nella trava spacca tutto perché non mi trovo. Si è rimasto male. Lo sento in casa ancora. Io sono curioso di vedere cosa fare. Oh, ha messo una trappola, non vuole che esco. Arriva, arriva. Una torcia. Quello può essere utile. Incazzato che non mi trova, guarda. Cioè, ma ha chiuso tutto. Non posso neanche uscire. Ora non posso uscire perché trema tutto, vuol dire che è qui. Forse si è allontanato. È fuori. Non può vedere da lì, eh. Il gas televisore non mi fa sentire bene. Un'altra porta, ok. Qui che... La torcia, sì. Arriva, arriva, arriva. Oddio! Sarà la torcia anche lui. Intanto riesco. Sì, già buio. Scorre il tempo qua. Ok, quindi in alto non ci devo andare. Devo andare in casa, sicuro. La tua camera da letto, ti piscio sul letto ora. Come sono buggato? È fuori lui. È fuori, ma non so esattamente dove. Vicino a me, o qui, o qui, o lì. È vicino. È vicino il bastardo. È di qua, è di qua. È lì sicuro? Un altro mobile. Un'altra torcia. Prendiamola subito. Via, 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 di sopra. Un mobile, un armadio, Schifoso! Con quel maglioncino brutto. Ma è giorno? Cos'è? Un giorno mi ci vuole per riuscire di... Guardalo, che schifoso. Ma ha visto un'altra notte, ma tanto non mi vede. Non mi prendi la testa di cazzo, marcio brutto. La trappola. Posso prendere la trappola? Aia, mi sa che c'ha le telecamere il bastardo. Mi sa che c'ha le telecamere. Deve avere le telecamere. Ah. Allora, con calma, eh. Devo visitare un po' le... I posti, ma non dorme, non fa niente stavolta.
È in cucina. Sento che è in cucina. C'è proprio. C'è una vita proprio incazzata quella vita questa qui. Allora, lì non si può andare. Fammi vedere dove posso interagire. Con calma, troppe finestre, ho paura. Qui c'è la cucina. Non ho un punto di riferimento su cosa. Cos'è? Questi rumori non mi piacciono. Telecamera! Oh, stronzone! È qui, eh? Un maniaco proprio. Sì, devo spaccare le telecamere, perché lui mi vede dalle telecamere. È maniaco proprio. No, sì, come fai a sapere che ero qui? Buongiorno. Come faceva a sapere che ero qui? Sono entrato prima che mi vedesse. Vabbè, comunque la telecamera l'ho rotta. Le telecamere ora devo stare attento. Ha piazzato le telecamere da tutte le parti. Guarda che è un pazzo questo qui. Che cazzo è qui? Fucile. Un pin. Un binocolo, sì. Sei un pazzo psicopatico. Sei un pazzo psicopatico. No, ti ho tirato il binocolo! Sì, lo so. Lo lascio. No, gliene basta uno e cade per un pochino. Ora in casa. Guarda, ma ha chiuso. Mamma! The Maniac. Ora è proprio incazzato, lo vedi, eh? Guarda, ma ha messo la trappola davvero schifoso. No, però posso saltarla. Un'altra telecamera c'è qui. Entra, 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 entra. Più veloce, non so. Sì, vabbè. Sono qua. Hai visto? Se non mi hai visto, c'ho un culo della Madonna. Dov'è la telecamera? Eh? Se i quadri su tutti. Non mi hai visto, non rompere i coglioni. Non mi hai visto. C'è la telecamera qui. All'entrata, mi sa. Ancora in casa, bastardo. Ora... Vai via. Oh, vai via. Pss. Eh sì, vabbè, intanto la telecamera di ciao. Da lì non c'è più a rompere. Mo' lo inculo io. Tanto la telecamera non c'è più. Guarda, guarda. Sì. Dai, entra, entra! Eh sì, ce l'avevo già lì. Pazzo psicopatico. Meglio di giorno mi muovo meglio. Se mi vede ora mi tocca correre intorno alla casa. Lui è fuori. Ora all'entrata non c'è più telecamera, di regola. Doppia? Ma come? Ma questo è pazzo, bro. Ve l'ho spaccata una, ma... Oh, X! Cos'è X? Ma che cazzo? Andrei qua nel buio, ma c'ho paura, quindi credo devo andare qui, che dite? Stanza dell'horror, cos'è? Ti spiega qualcosa, secondo me. Per ora vado nella via più ovvia. A guardarmi troppo in giro, immagino devo andare qui. Mamma mia, che brutto! Oh, già mi fa paura quella scena lì. Guarda casa horror! Apri il cassetto. Questo è matto proprio.
bambini. Togli il tavolo, fastidio. Frigo? C'è qualcuno che piange. Ma senti che urla. Oh oh, oh oh. No, non è una casa questa comunque, eh? Ma cos'è? Ha tutto nel sotterraneo. Lui è matto. Fammi capire, ma si sale e poi si scende veloce, perché io ho paura delle montagne russe. Ho paura. Amore, mi sa che c'è una bella discesa. Tieni forte, bello. Non posso interagire, niente. Piano, 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 piano. Cos'hai, mani? Cosa devo fare? Fortuna ho chiuso gli occhi in tempo. Ma non ti... Cos'era quelle cose da psicopatico? Ragazzi, voglio un po' vedere se non lo finisco. Spacco tutta la casa, prendi tutto. Scarpe di bambini. È maniaco anche... È un pedofilo. Di scarpe. Un feticista. Allora, devo spaccare quelle telecamere all'ingresso. Se no non si entra. Posso passare da altre parti. Da lontano. Guarda che bastardo, ma non ci ha visto. Una ho rotto. Miriam, se sei più veloce di me, giro per... Si sputa, sputa. Oh, dribbling. Non capisco se mi prende in tutti i modi, eh. È veloce, mi sa, eh. Però ancora non mi ha preso, devo salire su... Sì! Quando tira quella roba sbavosa mi rallenta. Questo per non farmi vedere. Sali, sali. Eh sì, ero a salire, un bambino che sale. Tanto la telecamera è rotta, di regola. Guarda, guarda questa roba qui, Chris. Quando ci vado sopra. Rallenta, è la sbava per farmi rallentare. Allora, passo da un vetro. Tanto ho capito che devo controllare nelle altre stanze. Stai dentro. Allora, in camera a letto non ne ha. No, ma ha visto, ma ha visto, ma ha visto. Esce, 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 esce. Eh sì, neanche il tempo di entrare. È sempre proprio a controllare da tutte le parti. Non è che si ferma un attimo, si rilassa, si guarda un film. A proposito, perché non si guarda un film ora? Non è proprio teso? Ma sì! Corrente, corrente. Sali, sali. Qui perde tempo. Ah, guarda, 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 guarda. Qui si può salire sopra, Chris? Dove? Qua. Vedi? Se trovassi... Aspetta, aspetta, forse salgo di qua, guarda. Sì! Sono salito qui, guarda un po'. Di qua non mi può fare niente. Qui si potrebbero togliere, immagino, con un martello o qualcosa. Guarda la casetta marcia. Ma guarda, è da sotto che mi tira la roba. Come sali? Ora lui perde tempo a salire, no? Perché lui è convinto che sono qua. Io scappo di tutto. Ora non può sapere che sono qui, eh. Devo spaccare l'altra telecamera. No, sto facendo i 100 metri. Guarda, mi tira roba per farmi rallentare. Se giro veloce lo fermo. Oh, vedi, l'ho fregato. Ah, guarda, anche da dietro attaccato. Non molla, eh. Non molla per niente al mondo.
schifosa, persona cattiva. Ah, eh sì, le scatolette in mezzo lì, mi rompe. Te pensa che questo è un gioco per bambini, eh? Appunto. Guarda, guarda, mi ha messo le asse. Prova a stare da un'altra parte, dalla finestra di cucina. Andiamo di sopra. M'ha visto? Oddio, forse non m'ha visto. Forse non m'ha visto. Non mi hai visto, non romper le palle perché sono qua. Non capisco dov'è, vorrei... È fuori, è fuori. Quindi dammi una mano a cercare oggetti. Tricamera. Dai. C'è qualcosa che fa rumore. Devo riuscire ad andare nella stanza alta. Ora io sono uscito, no? Il mio fattore da bambino sarebbe cercare di liberarti. Quindi dimmi se vedi qualcosa di utile qua. Le camere. Basta, guarda, 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 due ne ha messe. Pazzo. No, ti ho fatto male. Non sentire rumori. Dai che sei una persona in gamba, non sentire rumori. Ok, una rotta. Due rotte, vaffanculo bastardo. Due telecamere rotte. Ora che le ho rotte posso passare da quella zona. Secondo me il primo punto è togliere le telecamere, poi andare a vedere là. Ora in casa è il bastardo. Di cosa si ha a fare col cellulare? Vedo che faceva così. Invece si sa limare le unghie. È passato di qua, l'avete visto? Vediamo se mi fa l'improvviso. Ora è proprio guardingo, eh? Non dorme più. Provaci, provaci, alla grande, provaci. Non mi hai visto entrare? No, non mi hai visto entrare! Non mi hai visto! Cacco, proprio le palle, un maniaco schifoso. Che roba che sei, guarda. Una cosa schifosa. Madonna, ragazzi, te pensa a un bambino, eh? Un bambino che fa questo gioco. Non farti prendere dal maniaco. Io passo di qua, allora, stavolta. Poi tutte le volte muori, mi sa che ti rimette le varie... Guarda, mi mette le trappole. Sto andando sopra. Una... Amo, trovami? Sì? Sono arrivato qua. Là c'è una porta. Per arrivare a quella porta, ovviamente, credo sia abbastanza impossibile. Lui è fuori ora. Ok, ora qui non mi vede. Ok, sono arrivato a un punto alto. Vediamo cosa ci può essere qui in giro. Una porta, vediamo se si apre. Sì. Chris, Chris, Chris. Questo, che cazzo è, una chitarra? Ora non mi dovrebbe vedere, eh? Là cosa c'è? Un mobiletto.
Ma i cassetti sempre vuoti, ragazzi, veramente. Guarda, uno stile della sua casa. Una chiave. Qui bisogna aprire. Una chiave rosa ci serve. Cosa c'è lassù? Una sveglia. Qui si può salire, andiamo su. Dovresti trovare un oggetto per scassinare le servitù. Sì. Anziché trovare ogni volta una chiave. Però qui posso andare però. Sì. Vediamo se troviamo. Oh, chiave gialla. Una porta qui, vediamo se si apre. Ma che cazzo, amore? Ma cos'è? Ma questo è uno scalo in... Oh! Ho detto, vado un attimo in acqua, poi esco quando si avvicina. Ma dai, peggio di piranha. Ok, dai, abbiamo capito una strada. Devo andare alla cosa gialla. Via, passiamo da dove prima. Ha visto dall'altra parte. Infatti lui entra in casa, ora tenta di prendermi, io faccio il giro, entro in casa, sfondo subito tutte le telecamere, è stato tutto. Ma ci ha perso, guarda, imbecille. Sì, vai, prendi da con loro. Perché non è più fattibile andare di là? Come ho fatto ad andare su prima, scusa? Dalla camera... Ah, dalla camera sono passato. Aspetta, chiudo la porta! Dalla camera da letto devo passare. Dalla camera da letto. Uno squalo ci aveva questo pazzo. Stiamo scherzando. Di qui devo passare. Un bel tiro. E la tua finestra di merda. Arriva, bastardo. Là c'è una porta, voglio vedere prima di andare su. Questa non si apre, cosa c'è dietro? Però guardiamo. Niente, non ti fa vedere. Vedi, posso vedere cosa c'è dentro. Ah, vabbè, questa. Una scala ci si può arrivare da qui. Andiamo su, vai, abbiamo un punto. Da qui. Come cazzo, cosa ho fatto dopo da qui? Ah, di qui niente, c'è la porta allora da qui. Questa mi pare. Ok. Ora saliamo qui. Là c'è una sveglia. Guardiamo bene tutto. Ricordiamoci, chiave rosa, ci serve. Ok, siamo qui dove prima. Là c'era la chiave e noi siamo quella chiave. Prendiamo la chiave. Guarda, ma veramente, Cri, guarda. Uno squalo. E qua. Oddio, e via. Per fare morire lo squalo. Ok. E apriti. Guarda dove lascia queste cose in mezzo. Vedi che una volta prendiamo il via siamo più veloci. Eh? Guardi, c'è una porta. No. Dietro la porta, che è per... No, c'è la scala, quella roba. Andiamo tutto, magari c'è roba nascosta qui. Aspetta un po', e se io mettessi delle scatole? Ci posso saltare sopra, vedi? Però ci ripensiamo dopo, ora andiamo avanti fino a che abbiamo da fare. Allora, quadri li tiro giù tutti, perché abbiamo visto dall'ultima volta cos'era. Prima di tutto apriamo qui, vediamo se si apre, si apre. Ok. Ma io guarda, non li apro più i cassetti. Sono anche rotto i coglioni ad aprire i cassetti. Tanto ho capito che è l'ultima cosa da fare. Libri, quadri, grammofono. Di solito quadri grossi vanno tolti. Che ci potrebbe essere qualcosa dentro. Una teiera. E lui magari c'ha un passaggio lì dietro. Vabbè dai. Allora, di qui. Là c'è un armadio per nascondermi. C'è una discesa.
Comunque questa casa non è strana, no. La porta. Dove mi porta? È vicino a me, ma non vedo dove. Qui mi porta qua. Lo sento molto vicino. Siamo ancora in alto, però. Ok, qui penso posso salire di lì. Vediamo se è fattibile. O anche di qua. Di qua no? Qui posso salire sopra questi cosi. Sicuro. Cosa mi serve venire di qua? Fammi vedere. Di qua niente, credo. Vediamo qui. Forse posso salire sul tubo. Ah, aspetta un po'. Arrivare lassù. Come ci arrivi però? Di qua no? Vediamo qui. Non ha molto senso questa cosa. Eppure qui che... Ah, aspetta, 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 ok. Ah, bambino, non farti male. E se mi vede ora qui? Come fa a prendermi lì dentro? Come cazzo ha fatto ad entrare lì? No! No! Grazie all'iscrizione, fratello. Sta arrivando. Sta arrivando. Sì, non so, me l'ha presa quel maniaco. L'armadio, cazzo. Un altro armadio. Cazzo, muori, cazzo. Scendi, scendi, scendi. Aspetta un po'. Posso saltare, no? Bastardo, mi fa saltare lì. Ora arriva? Ora arriva? Sente. E continua. Lui è di là. Non so se è il caso di stare a scherzarci. Vorrei scendere, se è possibile. Ok. Non so se ho fatto una cosa buona. Qua non mi porta a niente. Devo riscendere di lì. Non buggarti, per favore. Bel salto e andiamo là. Che è successo? Ma un'altra volta queste cose psicopatiche. Guarda che metti ansia a un bambino. Guarda dal buco, forse. Oddio! Oh Madonna! Guardalo, guardalo! Sta lì seduto. Disperato. Ah, lui ha fatto un incidente in una macchina. È così disperato come... Secondo me è una donna che l'ha fatta incidentare o qualcosa del genere. Posso tirare qualcosa? No. Mi racconta un po' la sua vita, mi sa. Boh. Ci vuol far capire qualcosa di questo tizio. Devo attraversare la vasca della scuola in qualche modo. Rispacchiamo di qui e torniamo su, che tanto lo stratagemma è su. Dovrei andare a vedere in cucina. No! Era già lì, era. Cosa ho detto? Lo faccio in 5 minuti? Certo, se sai come muoverti lo fai anche in 3 secondi. Avete visto dove era il bastardo?
Buongiorno. Sì, chiamate pure, chiamatelo pure. Ti vado di qua stavolta. Molta telecamera. Ora devo controllare un attimo la cucina, poi torno su. Non ci sono, non mi rompere, eh? Non ho mai visto. Paura. Vattene, bravo. Bravissimo. Dai, fammi scappare. Devo tornare su, devo capire qualcosa dello squalo. Che cosa gli piace allo squalo? La carne. Andiamo in cucina, cerchiamo della carne e la diamo allo squalo. Proviamo? Che ne dite? Potrebbe essere un'idea. Sì, è vero. Ma magari c'ha qualcosa a mangiare lui. Coglioni. Ah, c'è una porta, però è impossibile arrivarci. Sotto di me lui. Queste trappole, ci posso fare qualcosa? Una trappola allo squalo? Ma non le posso prendere. Vabbè, andiamo, torniamo un attimo allo squalo e capiamo un attimo. A me devo portare qualcosa a quello squalo, no? Non si accontenta di... O qui saltare a metà strada, dove mi porterebbe? Se sto in cima alla casa, cosa c'è? Vediamo. Stando qui non mi porterebbe a nessuna parte. Quella porta là ci sono già passato. Allora. Proviamo a farci un posto dove posso passare tranquillamente. Qua c'è la scuola, giusto? Ok. No, queste spariscono. Cassette. Una cassetta per nuotarci dentro. Mi sembra una stronzata, no? Allora, questo come tocco qui mi massacra. Potrei passare dalle finestre, ma è velocissimo quello. Non è che dici, vabbè, aspetti che va là, è velocissimo. Guarda, si è spaccato anche le scatole. Ma che cazzo? Togliamo l'acqua. C'era ancora una cosa da usare, il generatore giù. C'è una specie di generatore da usare. Questo camino a me mi sospetta. Capace c'è un passaggio dietro. Dov'è? Bastardo, bastardo. Che bastardo, cattivo! Per i capelli mi ha preso. Proviamo a attivare la leva che è giù in basso. E poi voglio vedere bene la cucina. Cioè, se qualcosa mi tiene impegnato lo squalo, devo eliminare lo squalo o qualcosa del genere. La cucina è di qua. Ma no, sempre tra i coglioni ce l'ho. Devo seminare. Seminato, ok. Eh sì, ha fatto il giro all'incontrario. Che cosa c'era lì, scusate? Cos'è? Della terra smossa. Quello voglio. Pomodori, bava. Ancora dietro di me il bastardo. Quando non lo sento più vuol dire sta facendo il giro inverso. Dai, bastardo. Bastardo, vabbè.
È divertente, però, di qualità. Se tanto devi capire. Ad esempio, qui c'è la terra smossa. Una pala o qualcosa. Allora, vediamo tutto. Un tubo. Ma dai! Un'altra volta. Vado in casa subito. Anzi, sali qui, sali qui, sali qui, sali qui. Sì, vabbè, ciao. Baffone. Poi mi prende e mi sputa in faccia con quella roba rossa. Cucina. E la corrente devo guardare. Stacchiamo la corrente e vediamo che accade. Le telecamere non vanno con la corrente spenta, no? Sto basso non mi vede in regola. Le telecamere non vanno con la corrente. Questo è pazzo, proprio. Tre ne ha messi. Guarda se c'è del cibo. Oh. Questo è molto utile, credo. Sì, forse so dove usarla anche. Non qui, ma di là. Ah, c'era una cosa coi bulloni. Ok, quindi questo è un passaggio che serve per arrivare prima qua. Oddio. Ah, gli ho staccato la luce. Non l'ho ancora attivata, meglio, meglio. Ma vedete cosa ho fatto senza luce? Sì! Controlliamo che sia ancora staccata la corrente. Chiave inglese in cui. La posso salire subito di lì, comunque. La corrente deve essere staccata ancora. Fai vedere? Ok, staccata. Staccando la corrente. Madonna, ragazzi. È proprio un'ansia quest'uomo. Sei un'ansia proprio. Ascoltate in casa. Te la ridò l'aranciata, madonna tirchio. Tutto per un'aranciata. Dai, andiamo subito su. La corrente è staccata, andiamo. Muoviamoci più piano, eh. Allora, quando si avvicina si sente quella musichetta marcia. La corrente è staccata, no? Dobbiamo essere certi di questo. Aspetta un po'. Qui sono dall'altra parte, però. Ma bastardo. C'è una specie di rubinetto. E dai, posso tirare qualcosa in testa allo squalo. Vediamo. Vieni verso di me. Provo ad entrare al volo. Muori subito. Se ti chiudi, magari devi togliere quest'acqua alla base. Togli l'acqua, di regola. Togliere l'acqua. Eh sì, anche quello potrebbe essere una cosa. L'acqua da dove la togliamo? È per far uscire l'acqua. Ci potrebbe. Allora, con la chiave inglese potrei girare altri. Riprendiamola. Dovrebbe essere qua. L'ho lasciata qui. Oh, qui posso interagire. Proviamo senza chiave inglese in mano, però. Forse mi devo mettere una cassetta in alto lì. Vado un po' in giro se c'è altri tubi strani. Là c'è una leva. Ma arrivaci in cima. Prendimi un attimo. Togliere l'acqua allo squalo. Ma cosa mi serve togliere l'acqua? Forse trovo qualcosa nella piscina dopo. L'acqua allo squalo, lo squalo
sì. quindi o trovi qualcosa nella piscina o puoi passare e andare da Sì. un'altra parte se c'è qualcos'altro. Giusto. Prendiamo la chiave inglese. Sì, sicuro, come sempre. Allora, io intanto mi metto una cassetta qua perché voglio vedere se riesco ad arrivare in cima. Oddio, di notte non mi vede, visto? Glielo davanti, proprio se non è vicino non mi vede. Bastardo, intanto togliamo la corrente un'altra volta. Di notte mi vede peggio. Dov'era quello di prima? Eccolo qui. Di notte non mi vede il bastardo. Devo ricontrollare in casa. Ma c'è sempre le telecamere. Eh sì. Queste trappole solo lui le può usare, no? Capito. Guarda, le ha messe anche in camera le cose. Hai rotto i coglioni. A togliere l'acqua coi tubi devo fare, se non è. Una volta che tolgo l'acqua, magari dove c'è lo squalo posso trovare qualcosa addosso allo squalo. Magari la chiave azzurra in fondo alla piscina, quella rosa. Devo togliere l'acqua con un tappino o qualcosa. Ti vedo una luce sotto là. Sta salendo il bastardo. No, 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 ai, 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 ai. Le trappole ti trattengono? No, nell'acqua! Bravo, coglione di merda. È fuori, devo controllare qualcosa fuori, secondo me. Tu idee, Gris? Mesce l'acqua di lì. Ma vediamo. Lì c'è una leva. Vado in cima al tetto, arrivo, cammino sopra quello punto lì e tiro quella leva. E su quel tetto lì ci sto a salire. Prendiamoci. Da dentro. Così, 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 così. No. Oppela, liscio coglione che non sei altro. C'è una leva? Sì. Sento girare l'acqua. Sì. Guardalo che mi guarda. E ora? Prendimi. Mi prendi, coglione. Schifoso. Sono qua. Maledetto. Ho sentito girare l'acqua. Ora, però sa, vedi che ora vieni sul bastardo. Sa dove sono. Io vado in casa. Gli stacco la corrente per sicurezza. Qui c'è altro, no? Aspetta. Sì. Vado a casa io, vado a casa e ti denuncio, parassita. Devo andare alla piscina sicuramente, però voglio vedere se riesco a camminare qui sotto. Vabbè, se cammino lì dove mi porta? C'è qualcosa a fare comunque. Torniamo alla piscina, va. Andiamo alla piscina perché ho attivato una leva, forse è uscita l'acqua dalla piscina. Guarda
Guardiamo sempre sopra perché il pazzo può essere lungo. Qua non è successo niente, Cria. Però secondo me non basta quella, ce ne vuole altre. Poi magari c'è qualcosa qua sotto, capito? C'è un'altra leva, ho visto. Mi devo portare via un po' di cassette, devo fare un punto rialzato. Un tavolino ho preso. Forse col tavolino ce la faccio. Forse ce la faccio col tavolino. Sono caduto da tutte le parti. Secondo me la soluzione è fuori comunque. Ora c'ho sto tavolino davanti, non mi fa vedere. Ma che cazzo c'è qui? Amore, chiave blu. Dove sono? Ma questo è per aprire la porta. Usa. Lucchetto. Ok. Oh, questa mo rimane aperta fissa. No, Lucchettino, vieni dal babbo. Levati, Lucchetto, marcia, non fa più. Lucchetto per uscire. Dici comunque c'è un salta-salta interessante, ragazzi. Allora, voglio provare ad arrivare a quella leva che ho visto. Forse ce la posso fare col tavolino. Qui c'è un tavolino, lo mettiamo qui. Tavolino su tavolino. Sì, più o meno. Dai, ora ci sono, eh? Bastardo. Perché non la fa azionare? Ci vuole forse la chiave inglese? Non credo. Torniamo un attimo in alto qui. Prima ero salito in cima a quel tubo, secondo me è utile. Magari per camminare sui tubi devi usare le scatole. Le scatole sui tubi. Sì. Cosa stai a dire, Cree? Come le scatole sui tubi? Cioè, metto una scatola sui tubi. Riesci a camminare sui tubi? Sì, sì. Mi prendo la rincorsa e vado là dove prima. No, come ho fatto prima ad andare in cima? Aspetta. In cima lì? Sì. Da lì. No, non ero. Salta salta, eccolo lì. Per arrivare sul salta salta c'è un ingranaggio. C'è da capire bene il salta salta. Prima ero camminato su un tubo, ma non era questo, era questo qua. Un'occhiata al salta salta in velocità. Ah, per te. Questo, ero camminato su quel tubo lì. Dai, basta! E ammazzami, almeno vado in casa. Devo esaminare il salta salta. Abbiamo attivato una leva.
Sì, qui c'è qualcosa, si capisce, c'è qualcosa. Salta, salta, salta e succede qua. Mi posso liberare, vai, ma quello è il pezzo finale, immagino. Per uscire. Però, ah, vedi, qui c'è tutto un meccanismo da attivare. Seguiamo un attimo questo. Eccolo, eccolo, eccolo il meccanismo. Ma non ci sta giù. Aspetta. Se trovo un secchio, l'attacco alla leva che me la tiene giù, magari. Ah, è fuori, fuori. Un secchio mi serve. Se a me mi tiene giù la leva. Ancora sta cosa qui, eh. Oddio, oddio. Ok. In corsa e via. Ok. E se vado così, arrivo dove? Niente di che, immagino. Proviamo ormai. Stai calmo, vabbè, vaffanculo. Mi serve... Forse la chiave inglese per girare quell'affare da su. Ma vabbè, ma scusa, c'è una leva, c'è una cosa, perché non la fa interagire? Chris, te che mi racconti? C'era una levetta che l'abbiamo girata. Aspetta, qui c'è un'altra forse. L'abbiamo girato. Qua c'è un salta-salta. È questo che dobbiamo attivare per aprire. E vaffanculo anche voi altri. Questo, questo. Questo. Questo mi serve. Se me lo fa prendere, grazie. No, non tirare, prendere. Lo attivo, lo attacco qua, alla leva. E ora lo voglio agganciare qui. Vedete telecamere. Voglio mettere il secchio attaccato alla leva che me la tiene giù. L'acqua ha girato un rubinetto. E non è uscita tutto. Cioè, è ancora lì l'acqua. Aspetta, devo spaccare una telecamera, mi ha rotto i coglioni. Sì, guardami, guardami. Ancora? Sei sopra sto coso. Chi è che parla? Andiamo a abbassarla e agganciargli quell'affare. Guarda dov'è un'altra telecamera a rompere i coglioni. Diamo un'occhiata un attimo allo squalo. Sono rubinetti da guardare. Eh sì. Sì, ma c'hai una velocità e fai paura da... C'è una cosa esagerata. Dove vado? Vediamo. Qui c'era un rubinetto. Eccolo qua. E l'ho girato. Lo fa il giro. Vedi che con la luce non mi trova il bastardo. Se avessi scelto i rubinetti in giro. Dai, venire da vomitare, cacchio, finale. Aspetta. No, niente.
guardare in terra, per favore? Se non mi rendo conto. Vai, vai. Avessi c'è altri rubinetti, qualcosa in giro. Ma c'è del fumo addirittura che esce. Salto qui, niente. Ma una leva, qui c'è il cancello. Ma... Tieni, vedi se te riesci a capirci qualcosa, è arrivata la furba. Ma siete anche. Vieni qui un attimo, prova qui, vieni. Cicciati qui. Okay. Siete qua, no? Una padella, vabbè, ci fai. Lì c'è la chiave inglese. Ma che guardi così in basso? Ma che discorsi sono? Devo vedere in cucina forse qualcosa. Ma guarda se devo rimanere imbloccato nel lavandino. Nel lavandino sono rimasto. Maledetto, maledetto. Maledetto proprio, guarda che maledetto, maledetto. Allora, vediamo un attimo, secondo me quella manovella che abbiamo visto, qualcosa è impossibile che mi fa interagire con la manovella. Ora gli dirò qualcosa. Tu no, ragazzi, se mi fa interagire qualcosa deve fare. C'è verso sta manovella di merda. Ho provato anche con la chiave inglese a tirarla giù, roba del genere, niente. Ah, non ne esco vivo, Chris. Non ne esco vivo. Pare io mi ha rotto il cazzo. Ma mi ha rotto il cazzo veramente. Veramente. Non ce la faccio più, guarda. Come faccio a interagire con quella manovella che è attaccata là su in alto? Ma quando l'ho girata, quella basta. E come faccio a girare quella manovella? A questa l'ho già girata. Oh, io vado a quell'altra manovella. Aspetta un attimo. Non... Sì, no, non vorrei che... Dove sei te? Puoi venire fino qui se vuoi. Guarda in alto. Vediamo un altro. Qua non c'è. Aspetta. Qui ci va infilato qualcosa. Una manopola, una. Ho anche la manovella, ma come la stacco la manovella di là? Potrei mettere la manovella qui dentro. Non puoi staccare la manovella. Questa è una bella. O secondo me o ne trovo un'altra in giro perché quella non mi riesce a toglierla. Però mi fa interagire. Con cosa posso. Provo a fare di nuovo il tavolino e avvicinarmi, vediamo. Sempre se il signorino viene a rompere i coglioni. So dov'è ora lui. Aspetta un po'. Però mi fa interagire con questi cosi. Guarda.
Vabbè, no, non è questo l'attrezzo giusto, magari. Allora, qui c'è la manovella. Allora, la manovella. Eccola qui. Lo so che questa è la manovella, Chris. E staccala, prendila. Come la prendiamo? Già detto, facciamo un tavolino per arrivare a quell'altezza. Sai che il bastardo là se mi vede. Io sono qui. Forse bulloni. No, proprio direttamente. Guarda, è bastardo. Danna, ragazzi, non me la fa neanche. Non me la fa neanche prendere. Sto provando a tutto. Dammi questa manovella, toglila in qualche modo. No, tirare qualcosa. Una padella, io tiro. Tutta la mia forza. Ci potrà essere una manovella in giro per caso. Secondo me non è quella da prendere. Una io la tiro di spiego 4, 5, 6. Affanculo manovella marcia. Vedi, vedi dopo cosa faccio io? Io vengo qui. C'è la manovellina. Vado qui, vedi? Sì. Vado lì, manovella, manovella, manovella a mille palle. E inserisco la manovella qui. È una cosa fattibile, ma il problema è che la manovella non viene via, quella bastarda. Magari c'è un'altra manovella in giro per caso. Bastardo. Fame. Tanto di là sta renderizzando l'atto 1, guarda a che punto è. Ah, no, non dir cazzate, Gri. Vabbè, controlla se l'hanno spento. Riaccendilo. Ma che è sto testa di cazzo? Ci sono in casa o sono usciti? Riaccendi il PC, rendering tutto quello untitled, tutto. Dall'inizio alla fine di untitled. Che testa di cazzo, guarda. Guarda, mi godo di più, consumo più energia. Maledetti. Ma se io stacco la corrente, in casa le telecamere non devono funzionare. Ma infatti non funzionano. Manovella? Anche qui manovella. Un'altra manovella in giro c'è? Guarda, c'è una manovella qui, vediamo. La cosa è certa, è lo squalo il problema ora. Mi serve una manovella da inserire in quel punto là. Sicuro, guarda. Faccio qui sopra.
Oh, me l'ha fatta prendere, alleluia. E se la tiro allo squalo, male muore. C'è gli indù. Sto bastardo di una squalo di merda, guarda. Spacco una testa. Morissi con quella. Dai, fammi trovare quella manovella. Ma è là la manovella, è quella, sono sicuro. Buggati bene. Là c'è anche un altro lucchetto. Mori. Da la manovella. Convinto se è buggato, perché questa è una manovella. Io voglio manovella. Gira, pressione. Dai manovella a me. Che brutto, perché uno diceva prendi la chiave inglese, manovella. Guarda quel rambo dei poveri come segue. Che è successo? Un'altra volta. Madonna ragazzi. Cioè ma neanche il tempo di uscire. Neanche il tempo di uscire. È proprio fatto male. Guarda. Questi spero siano pomodori comunque. Ti tiro una chiave inglese in faccia. Nedders. Controlliamo bene la cucina. Ma vaffanculo, mi hai rotto i coglioni, vado a cadere in forza. Vabbè, va bene, quindi l'acqua di quello squalo di merda deve finire. Ci serve una manovella. Ho provato a tirargli addosso di tutto, ma la manovella non viene via. Per togliere una manovella, qui come faccio a entrare ad esempio? Cosa c'è qui dentro, fratello? Ma che cazzo mette uno che si lava di... Ma sta bene comunque questo. Vediamo un po' di qui se si vede qualcosa. Aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Quella non l'avevo vista. Va bene se ce ne sono altre. Vediamo se ha fatto qualcosa. Io sento ma non ti vedo. Un'altra manovella va anche lì. Ma dov'è quel pazzo psicopatico? Un'altra manovella, guarda dov'è.
dai! Forse ora posso toglierla. C'è meno pressione, dai, pigliami, pigliami, dai. Dai, prendi, 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 diverti, toccami, mania. Ho trovato un altro rubinetto da staccare. Vediamo adesso. Almeno non mi butta giù i tavoli. Di solito si incazzano, vede roba che non va bene e butta giù. Però guarda la pressione! Chris! Ho capito una cosa, vieni qua! Allora, questa leva qui, prima, non era così, era qua. Ok? Sì, è vero. La prima volta ho attivato un rubinetto da qui è andata qui. Ora con il secondo rubinetto che ho trovato in giro qua, c'era un altro rubinetto che ti faccio vedere. Eccolo lì, lo vedi? Quello lì. L'ho girato e è andata lì. Quando quella va al terzo, parte, tipo evaporata, capito? Quindi trovare un terzo rubinetto. Uno è lì, uno è lì. Terzo rubinetto potrebbe essere in alto dove sono andato prima. Terzo rubinetto collegato ai tubi. Basta seguire i tubi e si trova una levetta di quella da girare. Quindi mi basta una levetta. Trovo una levetta, mi parte e mi dà la cosa. Aspetta! No. Seguiamo il tubo, vediamo se vediamo qualcosa lungo i tubi, devo vedere. Uno era esterno. Trova un'altra levetta attaccata. Là c'è un altro marchingegno, però sembra che ci puoi mettere una manopola. Forse anche in casa potrebbe essere uno. Vabbè, dai, abbiamo capito come fare. Basta trovare l'altro rubinetto. Guarda dov'era l'altro. Guarda dov'era il bastardo. Eccolo qui uno. Me ne manca uno solo. Devo trovare dov'è l'ultimo. Deve essere anche in casa, veramente in cucina. Che non ho guardato molto bene. Tubo, tubo, tubo. Tiro una sedia con la telecamera. Eccolo, 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 bastardo. Fatto. E ora dovrebbe essere partita la bastarda. Scommetti c'è la le... Eccolo, guarda, guarda, guarda. Sì, godo, godo. Prendimi pure, prendimi pure. Pezzo di merda, t'ho un culato. Ora cambio messo. La levetta rossa, ta ta ta. Perfetto. Ora la manopola è a terra. Eccola. Vieni. La pressione l'ha fatta cadere. Dov'è? Eccola qui. Questo tavolo. Ok. E ora usiamola per girare. Allora, dobbiamo usarla in tutti i punti, mi pare. Uno è quello lì, vedi? Secondo me basta solo un punto. E ora provo. Qui c'è un punto, ad esempio. Vicino a dove c'è... Guarda, guarda. Aspetta, questo. Qui non la posso usare. Proviamo quell'altro. Guarda, dimmi cosa fai.
Sì, Bauchi scemo. Sì, tirami la merda pure. Qui c'è un punto qua dove posso attaccare. Aspetta, c'ho il tizio, mi segue. Dall'altra parte, dai. Ce n'erano due punti. Eccolo qui, un altro punto, guarda. Ho visto un punto. Eccolo qua. Forse qua. Sì, però è bastarda. Ora ho una manopola. Ah, aspetta, forse dentro c'è un apparato dentro. C'è quell'affare in casa. Vediamo. Aspetta, guarda lì sopra. Questa l'ho già provata. Non va. C'è in casa un affare dove ci si può attaccare una manopola. Secondo me è quello. Di quanto mi ha passato io? Intanto vado dentro, spio. Lo sento. Vado in casa al volo e mi nascondo. Se non mi ha visto, sono un grande. Ok. Bella domanda. Sarà rimasta in casa allora. No, ce l'ho. Devo riuscire a entrare in casa, che c'è una cosa. Allora, prima devo testarla in casa, ti ho detto. E c'è un macchinario. Stacco la corrente, almeno non mi sente. Bastardo. Aggiungerei. Le telecamere senza corrente non vanno. Guarda, faccio questo macchinario. Eccolo lì. Qua. Ma che c'entra questo? Ma questi non sono punti per da manopola. No. Devi attaccare la vetriera. Eh? Col buco dove l'acqua esce. Questo è da manopola. E sembrano, c'ho tre punti così dove ci vanno messe le manovelle, sembra. Vedi questi? No, ma mica lì. Ah. E se lo te dove va? Dai, ammazzami, dai, bastardo. Ammazzami. Un rubinetto col buco, che te ci metti sopra quello, giri e l'acqua esce. Allora aspetta, forse ho capito dov'è. Ce n'è uno esterno. Visto uno del genere. Tipo una cosa di tipo. Ho capito dov'è uno. Ce n'è uno qua su. Eccolo là, uno. Dai, pigliami bambino, gioca. Secondo me è quello lì, allora. È l'ultimo rimasto, vediamo. Sempre se il signorino mi fa andare, eh. Se non ha problemi che vada fin qua. Eccolo lì. Per arrivare lì, però... Sopra questo? No! Sopra qui, no? Vediamo. Mettiti... Una scatola. Sì, prendo una scatola, cosa dentro. Sì, batti squalo, che ora ti faccio un culo a te. Tavolino, quando te ne serve uno.
Aia. E dai, ma cosa ci fai qui? Tutti i posti da stare viene sempre qui lui. Madonna, se faccio veloce. Fanculo. Ma non devo passare di qui, secondo me. Devo andare ancora più in alto e buttarmi da qua. Sì, si può fare anche di lì. Sì, dai, prendiamo una scatola, un tavolo. Prendimi, 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 bastardo. Prendimi, 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 prendimi. Puh, schifoso. Madonna, ragazzi. Mira se non finisco l'atto 2. Io dico, lo faccio in 5 minuti. Ora abbiamo la scatolina. Torniamo su. Ok, scatolina. Buttiamo la scatolina qui. Saliamo sopra. No, proviamo dall'altra parte. Devo metterla proprio qui. Ora è più alta, mi sembra. Ma guarda chi c'è, amore, guarda chi c'è. Ma cos'è? Mi sente all'odore questo qui? Cosa c'ha? Mi sente all'odore? No, prendo qualcosa di più alto, un tavolino ce l'ho dentro. Comunque io so andare ancora più in alto addirittura. Prendo due scatole, voglio vedere. Dai, oh, ci arrivo ora. Hai rotto il cazzo. Dove è andato, imbecille? Ah! Ma che cazzo? Guardalo! Ha fatto qualcosa? Ah no, no. Se mi aveva rimosso lì. Prendimi, prendimi, bastardo. Tanto ormai ho capito. Ho capito. Vediamo quella lì, ti faccio vedere io. No, adesso. Ma sto basso, vedi se faccio rumore, eh. Ok, fin qui ci siamo. Ma facciamo una scatola qui. Una lì. E un'altra sopra. Madonna. Sì. Uno. Due. Tre, sono in cima. No, no. E mi mette ansia, mi mette quel bastardo lì. Buttati, io aspetto che si butta. Sali bastardi, tanto li vado qui. Amore, non mi prende, sto arrivando. Cri! È un filmato, vieni a vedere. Sono scappato. No, Cree, non hai visto cosa ho fatto. Corri qua. Ero sopra lì. Stavo per mettere la leva ancora prima che la mettessi. Mi ha dato una spinta lui. Mi ha buttato fuori dal cancello. E sono scappato a lui. E ora l'hai visto? No, non l'ho neanche premuto per metterla. Ero lì, lui è arrivato sotto. Mi ha dato un botto. E sono buttato fuori dal cancello. Cioè, buggata. Non mi dire che ce l'ho fatta grazie al questo bug. Mi spiace perché volevo far rimanere a secco quel pesce cane marcio.